la tanichetta, però ci sono solo 12 litri. E filla, vai a filla. No, non so che. Ah! Madonna, ma abbiamo fatto. Non abbiamo più la tanica di benzina. Era là il corno per chiamarvi, ma perché. C'è il signor capitano! Siamo qui, capitano, pronti a partire! Boccato. Oggi si parte e si fa un viaggio di miglia e miglia in barca. Ragazzi, che bello! Guardate che cosa abbiamo davanti a noi. Noi siamo qui nell'isola di Manca, come te lo spingo, e dobbiamo arrivare fino qui. What? A fare che la prima tappa. Quella? Questa è l'isola fluttuante di tua madre, fa le cose porche. No! Perché ci dobbiamo andare? È perché non lo so, dobbiamo vedere la madre di Red che sta incontrandosi lì. No! Con il pizzaiolo pirata che ha una benda sull'occhio e fa la pizza con un l'uncino, bellissimo. Ma poi dobbiamo riprendere subito il nostro viaggio, perché a 8000 metri c'è la meta sconosciuta, dove ci sta la madre di Alex che si sta incontrando con un alieno proveniente dal pianeta Gigacazzo. L'alieno dei mari! Allora, qui ci sono delle cose da comprare. Noi abbiamo già comprato qualcosa, quindi io sinceramente cercherei di evitare di comprare altro. Invece quello che farei è assemblare questo schifo di barca che abbiamo comprato. Ma noi non siamo capaci, devi farlo tu! Perché l'ho pagata 750 Robux, quindi mi sembrerebbe. Spero che l'ho pagata, te la potevano dar già assemblata, no? Ma guarda. Allora, io direi che secondo me così. Vediamo che sta a va bene così, no? Ma secondo me è meglio non toccare troppo, perché mi è sembrata instabile questa bella barca da 750 euro. Io ho paura a salire perché le mie chiappe funzionano come la zavorra. Lo so. Sentite, riusciamo a caricare un po' di provviste almeno? Perché se no, guarda, c'è tipo qua, dice droppa qua. Andiamo a cercare subito noi, Per forza, perché altrimenti io qua. Io dentro ho trovato un'elica, non è che per caso ci manca lì? Tu porta tutto, che qua porto se no. Porta tutto. Cosa vogliamo Signor fare? Pirata! Quel pirata di mia sorella dice che sono così schifosamente orripilante che quando mi siedo accanto a lei fa finta e dice a tutti di non conoscermi. Ma tu perché mi racconti queste cose? Perché lei è il mio pirata preferito e volevo un po' di gentilezza. Volevi gentilezza da me? Sì, signor capitano. Io ti auguro di vivere poco. Però aspetta, no. Sembra una cosa brutta, ma in realtà è bella. Una vita breve ma intensa. Hai capito? Grazie. Ti auguro. Però amato. Tipo breve, tipo oggi. No, andremo in barca. Oggi andiamo in barca, poi però Dai. Allora ragazzi, io direi di partire. Io direi di partire, ragazzi, perché è inutile che non può salire Lion, dillo un po'. Chi non ha trovato nulla è meglio che io ho trovato una bottiglietta d'acqua. Bravo, aspetta che io ho trovato la speranza. Speriamo che la perdi in fretta, No. Aspetta, che qua bisogna avviare qui. L'hai ancorata però, qui bisogna prima di sbloccarla. Meno male che lo sei tu. Vai capitano, fallo tu. Perché non va? capitano, ma c'è il motore? Ma io mi auguro sinceramente di sì. No capitano, non me lo dire che non c'è il motore. Ora è messo un po' in acqua il motore. Ma sei serio? Ma cioè non riusciamo a manca a partire. Ma vero, cioè, ma io... che è caduto? Ma io ho pagato 750 euro. Ma perché non c'è la benzina? Prendi la tanica che ho preso e mettila nel motore. Ma sei, mi sta a prendere per il culo. No! Non c'è benzina. E dov'è il motore? È questo qua. Guarda, vai, sta salendo. Non è che per caso ci abbiamo altre taniche di benza? Perché così subito, signore. Date uno sguardo in giro se per caso ci scappa qualche altra tanica di benza. Nel frattempo io ho un annuncio molto importante da fare, ragazzi. Oggi, ma forse basta pure la benza, vi dico la verità. L'annuncio importante è che stiamo per aprire, anzi forse quando avrete questo video visto voi sarà già aperto il server nuovo Epidemia Fazioni VGF, da cui potete divertirvi sia da Java che da Bed collegandovi a mc.wengamsl.it. Io ci tengo, ci abbiamo lavorato moltissimo. Probabilmente è il server più bello che abbiamo mai fatto. Quindi mi raccomando, venite a giocare con noi. Mi raccomando. E se ti invita Lion? E se ti invita Lion non puoi rinunciare, ragazzi. Oh no. Tempesta di tonno. Cosa? Di pesce? Ho visto tempesta di tonno. Diavolo pesci, ti prego! Abbiamo fame! Ragazzi, ma è buio come il sedere di un strecato. Ci sono le luci su questa barca? Non è buio! Allora, se riusciamo a partire...
Secondo me una leva là dietro, adesso si può partire. Scusa, ma tu vedi una leva là dietro? È questa qua. Perché io non vedo una leva là dietro, cioè io non vedo niente. Fatemi. Allora, così almeno i ragazzi a casa vedono. E già qui è una cosa buona, perché almeno voi vedete. Adesso, se io tiro la leva cercando di inventarmi dove essa è. Oh, il rumore del motore! Bravo! Mamma adesso mia, devi salire sul sedile. Come guida. Romba! Sto guidando? No, 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 signore! Signore, lo stai guidando! Allora, io non vorrei dire, ma secondo me questa barca è stata una bella incunglata, perché... No! Ma si è capotata? No! No, sì. No, 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 ma io... Di stregato. No, non lo sarebbe, non è vero. Il sole è sorto di nuovo, la ciurma è assemblata, la nave è rifornita, questa volta non si ribalta. Allora, facciamo così, voi restate fuori finché io non vi dico che è partita. Vi erano già buttati quei figli. L'ho visto, perché hanno le madri porche. Chi no! si è buttato? Ed erano Fe e Alex, la madre di Fe. Ne sarebbe da parlare di più, perché veramente fa veramente impressione. Allora, se è avviata, questo già è un buon punto di partenza. Mi siedo. Mi sembra di essere seduto. Tutto a posto, allora, sei seduto. Uno alla volta, tutti salite. Uno alla volta, Anna prima. Vado brava, io. Allora, Alex. Vado, eccomi. Io ho un hamburger. Va bene, vieni con l'hamburger. Che bello. È mio quell'hamburger, Assolutamente sì, fratello. Vai, il tocca prossimo, sì. Io da questo lato. D'accordo, Stre. Tocca a me, che bello. Allora, a me sono mi pare voluto. Che siamo tutti. Oh, sta andando. Allora, ragazzi, contenete gli ormoni. So che è meraviglioso, ma dobbiamo essere calmi. Stiamo facendo un viaggio in motoscafo VGF. Allora, io direi di non correre troppo, però, Se... Guarda però come impenna! Andiamo con calma! Ma poi sei un pilota pazzesco! Sì, ma come fai sì. a guidarla così bene? Non devo trovare il tesoro! Ricordati che la prima isola è dove tua madre sta... No! Non voglio più andarci! Attenzione! Oh, le onde! Le onde! Rallentiamo! Rallentiamo! Non facciamoci ribaltare! Esattamente! Quello è l'obiettivo number one! No. Il ribaltamento è pericoloso in mare! Potremmo andare a fare compagnia ai pesci! Sì, che vuoi, ma fallimento! Ho visto un miraggio! Oh. A sinistra c'è una barchetta e là sopra c'è mia madre! Vuoi andare a magari controllare cosa sta facendo? Dai! No! Sarà col marinaio, io lo so, è partita stamattina, l'ho vista! Ha detto che doveva andare a prendere il pesce? Già che, puzzava di pesce? Che tipo di pesce voleva? Ma che senso? Che tipo di pesce voleva prendere tua madre? O il grongo o il pesce siluro, so io! Se l'ha detto a te. Aspettate, Non c'è più mia mamma sulla barchetta. È difficile fermarla questa, però, E ancora mi sa. No, non tiriamo niente. E vuoi uno di noi tira la leva? No, 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 no. Andiamo. Attento che ci sono le mine. Le ho viste. Piano. Dai, piano. Se piano la mia è finito il nostro viaggio, Madonna, ragazzi, è un campo minazzo. Ma tu le dovrai schivare tutte, fratello. Ma di là cosa c'è? È la prima isola quella. Ma c'è mia madre di là. Okay. Chi è stato? È il pizzaiolo, ti ha sabotato. Non vuole che veniamo a vedere quello che sta facendo. Tutto è fame e schifoso. Allora, ragazzi, piano. Va bene, allora, ancora per favore. Ancora. Ancorata? A me mi pare di sì. Ancorata. Sì, lo è. Ho sentito un rumore peculiare. Di ancora. A me sembrava di tipo... motore che non c'è più. No. Ci siamo capiti. Io spero che non sia. No, neanche io onestamente. Però era proprio un steak finito, esatto, è vero. Il rumore che fai quando finisci di fare una cosa. No. Finito. No. Vabbè, però abbiamo trovato altra benza, ragazzi. Ottimo. Il primo tesoro. Allora, la metto subito, se non vi avvicinate neanche voi. Ah, No! Ma hai visto? Ha fatto piangere il cielo! Fa tempesta di tonno un'altra volta. No, per favore, la tempesta di tonno no! Porca miseria, aspetta che mo bisogna pure... Ecco, almeno così voi ragazzi da casa vedete, che è importante che voi vediate. E io non so neanche se sto inquadrando il motore. Ma secondo me no, e comunque se... Io non ti vedo, Se sto inquadrando il motore vi informo che sta benza non c'è. Cioè, ho preso un coso... Sarà olio, non lo so. Cosa volevi dire tu? Guarda qua c'è una paperella. È una possiamo parola prenderla? Grossa, guarda, io non vedo. Ella. Bellina però, È carina.
Martina, lo possiamo portare? Perché no? Se ci ribalta... un cesso. Un cesso non lo mettiamo perché già abbiamo già strecato. No, non lo portiamo, è pesante. Non è vero, scusa. Allora, questa... nel mio secchio non ci sta nulla. Guarda, tada, l'ho messa, che bella. Che bella. Ma farebbe ridere se appena partiamo la bala, la papera ci fa ribaltare tutta mamma la bala. Mamma mia, è colpa di Fede. Allora, ragazzi, il buio purtroppo rimarrà per più tempo, quindi dobbiamo partire di nuovo lo stesso, anche se siamo al buio. Senti, io la tanica di benzina l'hai presa, la porto. Va bene, ma guarda, che non serve a nulla, però l'ancora per favore. L'ho staccata. Il motore. Accendo la barca. Vai. Vai, vai, vai che si parte senza problemi. Uomo in mare quasi. Vabbè, quasi è buono. No! E quasi ce ne frega. Io non vedo una mazza, ma niente. È proprio buio. Però dal video si vede. Però dal video si vede, attenzione, bravi raga, voi sì che avete gli occhi buoni, si vede, vedete al buio. Come i felini siete, tipo le tigri, capito? Bello, bello. Oh. Stiamo andando bene secondo voi? Sì. Sì, ma sì, sì. Ma sì. Segui il percorso delle boe. E se c'è le mine? Contro... appunto, e se ci sono i donne? Boh, io non so. Allora. Andiamo avanti, avanti. Non ci posso fare. Non ci posso fare. No, dai, sono morti, è inutile. Come vi siete per me? Strecato? Mi dispiace tanto. Era per prendere un po' di attenzione. Non ne ho mai ricevute da piccolo, lo sai. E tu, Red, come ti sei permesso? Ho visto il pizzaiolo in mare. Io non volevo soccorrerlo, ma mia madre piangeva. E mi sono buttato come tu mi hai insegnato, signore. Ah, ma è colpa mia. No, è colpa mia perché sono scivolato. Oh, ragazzi, ci stiamo ribaltando. Oh, ma cosa succede? Ma come è possibile? Va bene. Oh, ma è venuto. Ma che giorno? Stiamo volando? Stiamo volando. Non vedo niente. Oh, ma che sta succedendo? No, dai, non è buono. Ma che succede? Ma stiamo volando? No, questa barca è magica. Mamma mia, meno male che l'ho pagata così tanto. Non c'è. Dov'è il mare? Ha pure le ali. Vabbè, ragazzi, allora, quello che va su è morto. Allora, ragazzi, non toccate nulla. È facile, non toccate è nulla. Fermi immobili. Allora, io prendo i pezzi. Ma dove metto le manine? Rispondermi. Per forza. Guarda. No. With your imagination, you can do wonderful things. Hai capito? Whatever you want. Allora, io sto. Laioncino! Stai zittina. Okay. No, perché per montare la ventola devi prima montare questa cosa qua. Ma tu sei non sapevo che tu fossi un esperto navigante. Mi chiamavano il marinaio da me. Hai capito, hai si capito. Intende di pesci. Come... oh, ma che te permetti tu? No, no, giovane, scusa. Ma pensa di che si intende tua madre che no. Ma poco al furbo fai che qua. Di cosa si intende, che bella scaletta. Di cazzo si intende. No, no! Te lo volevi proprio sentire dire, ti piace? Ma guarda, è vero, non ti preoccupa proprio. Secondo te, come ti ha concepito a te? In un unico modo. The Arabian Nights, Sotto un melone. Sotto un melone. Sì. E chi te l'ha detto? Ma che questo? Sta di? Ma mia madre mi ha trovato sotto un melone. Guarda, per quanto tu sia terroso e schifoso, mi sembra strano, eh. Però, allora, io sto cercando di capire dove vanno messi i pezzi, i componenti di questa munnezza. Perché... E l'avevo messa la batteria, bravo, bravo. Ce ne vuole un altro che ti ho portato qua. Ma scusa, ma che sta barca qua è migliore di quella nostra pagata? Ma no, non è possibile. Guarda, un pochetto ci sembra, sicuramente sembra più stabile. Manca il motore. È più spaziosa. E poi c'è anche... Scusami, c'ha più sedie, è tutta bella sistemata. La nostra ce la buttano lì. Leoncino, ora posso parlare? No, sto andando a prendere il motore. Prendi la benza, Alex. La prendo io. Dimmi, Anna, ora puoi parlare. Sul tetto ci sono un sacco di sedili. Vuoi che te li butto giù così li prendi prima? Era un sì o no? Che caspita di risposta è sì, sì, sì. E dice sì. Sì. Bene. Grazie. Stregato voleva interrompere. Qualcuno! No! Può farmi! Aspetta, che no, no. Per favore, posso dirlo! È molto importante. Al capitano! Ti prego! Dimmi! Qualcuno può
farmi un complimento. Ma che cacchio vuoi? No, ma è importante. Ma perché dai, fanno tutti a mia madre e a me no. Le dicono, che servizio, sei bravissima, eh? Ma sei proprio una stella nel tuo lavoro. Perché lei fa spendola. No, stai zitto, stai zitto. Vai via, vattene. Ma siamo in un'isola, dove vado? Vattene, ma scusa, ma tu, beh, mi ricordavo, tu avevi comprato una parte del corpo nuova. No, li ho persi. Non li vedo. Dove sono? Stregatto non ha più i piedi, li aveva pagati 600 Robux. 800 Robux. Ottimo acquisto, sempre migliore acquisto. Ottimo affare per te, mi raccomando. I granchi me li hanno mangiati. I granchi cranchi mangiano, loro. Quel pezzo là, penso sia la copertura del motore. Non mi frega infatti più. Infatti non serve. Non serve. Bravo, ottima idea. Ma poi non ci fa partire. Ma che stai dicendo tu? Ma no, cosa ne sai? Serve. Sei marinaia tu. Capitano ingegnere. Esatto. È vero. Ingegnere Anna, tu stai a posto. Sei ingegnere Anna tu? No. Io sì. Lion lo è. Mica. Mica è ingegnere. No, l'altra. Oh, ma secondo te non lo so. Qui. Sono ingegnere, non so, no? Ingegnere, ma dei colori ce la visci niente. Ah, come si permette? Bravissimo. Parole d'ore. Te sei ingegnere Anna. No. Siamo pronti? Allora, per questa porta. L'ho portata io. Ma stai zitto, strega, non serve a niente. Tu hai la porta tua. Allora, ragazzi. Sono invitato. Sei proprio invitato all'ultimo momento, sperando che tu non accetti, la però. La porta è sempre aperta. Vai. Che mare. Vabbè, dai. Poteva andare peggio comunque. Poteva andare. Tagliamo una volta. Ma io direi buttatevi a bordo. Tanto cosa può andare? Sta andando tutto così bene. Ma No. Vabbè, c'è il motore? Io ti direi di sì. Sedetevi però, ci sono le sedie. Siamo tutti a bordo, tutti pronti. Ok, posso partire? Vai capitano. A posto. No. Stiamo inclinando. No, è normale, è beccheggio. Ma è anche più veloce di quella di prima. No. Ma che cazzo. Vabbè, aspettate ragazzi. I tuoni. Vedi che era di tuono, non di tonno. Hai visto. Era di tonno. Era Lion. Di tonno, secondo me, però. Allora, la cosa positiva è che dallo schermo del video, visto che lì posso smanettare un po' io per farvi vedere a voi, si vede benissimo. Quindi io posso guardare lì per vedere dove stiamo andando. Quindi se mi vedete che guardo di là è proprio perché analizzo la vostra visuale che si vede. Perché la nostra non si vede nulla. Avete capito? Però mi sembra. Prego non prendere le mine. Stiamo andando bene, no? Mi sembra. Benissimo, stiamo andando. Attenzione, c'era una barchetta in mezzo, ma l'ho schivata. Vedi, c'è l'isola a destra. L'isola a destra. Ce n'è più di una di isola. Ma c'è ancora. Sì, è vero. Hai visto, è pieno, Ce ne sono tre. È buono, lì ci saranno le madri di tutti voi, la mamma di Stella. Beh, ho visto la moto. Stop. Beh. Ma c'è una signora. Senza. Mamma. Ti giuro, c'è una signora. Allora, ancora. Ancora gettata. Ha fatto di nuovo quel rumore poco rassicurante, Vabbè. Aspetta che. No, esci là. Dov'è l'uscita? Mamma, dove sei? Ma non ci posso credere. Aspetta, c'è una mazza, ho preso una mazza. E come la uso? Ammazzalo! Ma non si può usare. Aia. Ma è vivo, ecco qua è. E ora mi ha ammazzato. Però no, ti prego. Aspetta perché posso rivivere me stesso, attenzione. No, lo faccio io. No, tranquilla che non c'ho problemi, c'ho i Robux. Ecco, sono tornato. Sei rivissuto. Sì, ma questo è a bordo. Ma lo sto uccidendo, l'ho ucciso in mare. Come hai fatto? Con la sega, ho preso la sega in mare. Mamma mia. Questa specie di coltello. Segoide. Oh, ce n'è una. Ma c'è una roba invisibile. Anna, mi stavi pungendo. No, davvero? Ti ha coltellato alla schiena. Non davvero pirata. No, ti ho ferito. Non l'avevo. Che stupida idiota, Anna. Ma come ti viene in mezzo? Cioè, mi stavi pungendo col coltello. E guarda un coltello. Non volevo pungerti, scusa. Vabbè ragazzi, c'è un panino. Diamolo, buono mio. È l'isola del paninaro questa, non del pizzaiolo. Però le vostre madri non erano ancora arrivate a questo. No. Ma mannaggia. Ripartiamo, dai, ripartiamo. Vedetela ancora. Oh!
luce. Che bello. È tornata anche la paperella. Togliete l'ancora. Tolta. Capitani, cioè Mozzi. Acceso il motore. Very nice, very nice. Allora, direzione giusta, dov'è? Verso le lì, boe. Ci sono le altre due a destra di isole. Continua a bordo, non qual so cosa bo-bo- sia. Qua? Così? Sì, sì, vai, sì, vai, capitano. Oh yeah, seguiamo la scia delle boe, baloe. Vai, vai, vai. Come stiamo andando bene? Allora, stavolta vi posso affermare che questa barca è molto meglio di quella da 700 Robux, perché consuma molta meno benzina, stiamo andando uguale a velocità, è più stabile, non si ribalta. Ci stiamo di più. E ci stiamo pure di più. Come che, perché l'ho comprata io quella di prima? Datemi ma una motivazione. Ma io non lo so perché ogni volta tu vedi una cosa che costa un sacco e pensi, oh, io ricordo un diavoletto che io ricordo dice, che devi stare zitto. Ma te faccio scende. No, per favore, è pure giorno, sono felice. Oh, ragazzi, allora bisogna portare una canzone nel cuore che intonerò io per tutta la ciurma. Te ne vai, ti prego. È tropical samba du Brasil, sensazional samba du Brasil, le mundial samba du Brasil, sensazional samba du Brasil. Sentite, ma non si era detto che a 1000 metri c'era qualcosa? No, era 4000. Porca zozza, tu madre. No, non era 8. No, 8 era la fine. No, era 4 e 8. 16. 12. Il 14. Arriveremo, non si preoccupi, capitano. Ma guarda, troveremo il tesoro. È un po' lungo il viaggio, però. Ma più che altro è che non è che abbiamo benza infinita, eh. Cioè, bello. Io ho una tanichetta, però ci sono solo 12 litri. E filla, vai a filla. No, non so che. Madonna, ma abbiamo fatto. Non abbiamo più la tanica di benzina. No. Dobbiamo trovare un isolotto subito. Ma abbiamo perso. Com'è che ci si è ribaltati, scusatemi? C'era una mina. Una mina grossa. Una disattenzione del capitano. Ma siamo dei stupidi. C'era la luce sulla barca. No. Cosa? No. Non è vero. Però non so come si accende. Però c'era, allora, potevamo usare, ma tanto non avrebbe illuminato un bel cavolo di nulla. Ma figurati, non illumina mai. Diciamo la verità. A sinistra. Ma dove? A sinistra. Bello. Oh, occhio, la benzina. Sì, lo so bene, senza benzina non si va da nessuna parte, eh. No. Aia. Ancora. Atto. Ok. Aspetta che. Non vedo pirati. No. Ma perché? Io avevo pensato, io ho detto. Posso dire una cosa? È tutta colpa di stregato. Quando mai? Ancora. Stregato. Ma era già giù. Ma tua madre era giù. L'ho tirata io. Ma dov'è la barca? No. È la luce distante, fratello. Guarda, è là, è un rottame. Siamo di qua. Stregato, ti giuro, questa la paghi. Grazie, grazie. Sono tornato un pesciolino nel mare, da come sono nato. Non sei nato un pesciolino nel mare. No. Cosa stai dicendo? Mi ha portato uno scorfano. Ah, ecco. Vabbè, forse quello sì. Ma c'è un cazzo. Ma. No! Ma che è? Un pennello? Ma cos'è? No, è una paletta. Un pennellone c'era qui. Ma se non abbiamo la barca non possiamo andare avanti. Lo so, c'era anche della benza, guarda un po' che fortuna. Che sfortuna. C'era pure il cibo. Grazie, Stre, complimenti, hai rotto tutto. Mi un'altra dispiace, volta. Se vuoi torno di nuovo in mare, faccio glu glu. Quanto sei antipatico comunque. Quanto sei antipatico. Veramente inutile. Ma almeno ce la fai a dire una frase di senso compiuto. No, perché ho la bocca che serve solamente a dire cose fastidiose. E a prendere. No! Però è così, Vabbè, io sono contento così comunque. Siamo su un'isola deserta, tutti insieme, ci vogliamo bene. Siete contenti? Che bello! Bellissimi! Che bello! Allora, per oggi ci fermiamo. Grazie per aver partecipato a questo bel viaggio. Vi ricordo di giocare su mc.wingamersale.it. Vi aspetto tutti e Lion out!